Io saluto Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente. Ben trovato, presidente. Sì, salve, salve. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito. Mi sentite bene o mi sentite male? La sentiamo perfettamente, perfettamente, presidente. Allora, partiamo da qui e poi daremo anche qualche informazione di servizio ai nostri concittadini, presidente Diaco. Che ne pensa di questa lettera del ministro Lorenzin? Allora, innanzitutto mi dispiace molto per l'accaduto, per il povero bambino, insomma, che ha avuto questo presunto morso. Poi, ma non è stato accertato questa cosa? Anch'io ho usato il condizionale, ma non perché non creda al ministro, perché siamo abituati a volte che queste notizie poi o si ridimensionano oppure sono state raccontate. Io sono sicuro che il ministro sia stata ben informata. Lei che notizie ha, presidente? Guardi, io appunto, come dicevo, intanto mi dispiace tantissimo, insomma... Spero che il bambino stia bene e che non sia successo nulla di grave. Quello che noi sappiamo, noi abbiamo contattato da subito l'ospedale Umberto I, il Policlinico, appunto per avere notizie, perché il municipio di riferimento non è stato contattato, diciamo, dopo l'accaduto. Perciò intanto segnalo ai cittadini che qualora dovessero accadere fatti analoghi, il municipio deve essere immediatamente informato. Noi abbiamo contattato l'Umberto I, l'ospedale, per avere notizie in merito all'accaduto. Ci dicono che è un presunto morso da topi, insomma, ecco, da ratti, però ecco, non vi è la certezza, perché comunque non è stato, diciamo, individuato il topo, non è stato, ecco, diciamo, non c'è questa, come dire, questa certezza. Quello che possiamo dire è che chiaramente poteva essere eseguito, insomma, un'analisi chiaramente attenta e accurata, appunto, delle diagnosi scientifiche di individuazione, appunto, della specie tramite appunto una diagnosi sulla saliva. Sì. Perché tramite la saliva noi riusciamo, insomma, in qualche modo a capire effettivamente se il morso è stato appunto causato da un topo oppure... Però questa, scusi, è un rilievo importante, perché il bambino sarà stato presumibilmente accompagnato dai genitori o da un parente. Evidentemente non è stato visto questo topo, altrimenti... Lei ha riferito che una lesione compatibile, potrebbe essere una lesione compatibile con un morso. Però voglio dire, chi accompagna il bambino ha detto è stato morso da un topo, cioè... Esatto. Altrimenti non ci sarebbero stati dubbi, no? Evidentemente c'è stato questo morso, il bambino ha pianto da quello che si racconta, però poi forse manca un tassello, presumibilmente sarà stato un topo, per carità. Poi il topo è molto veloce, quindi magari sarà scappato, ma hanno fatto tempo a vederlo, magari erano un po' distanti le persone che stavano con il bambino. Però, diciamo, ecco, con un'analisi accurata e attenta del DNA della saliva si può, diciamo, venire a capo, ecco, appunto, dell'accaduto, insomma, effettivamente se è stato provocato. Comunque, da un topo, qualunque cosa sia stata, ci dispiace, comunque, ecco, è chiaro. Diciamo, per l'incolumità del bambino, insomma, questo assolutamente, però per tranquillizzare anche la cittadinanza, perché comunque si fa presto poi a creare allarmismi, diciamo, terrorismo psicologico poi nelle persone. Ecco, noi semplicemente possiamo dire che quando ci sono fatti del genere sicuramente deve essere contattato il municipio e l'ospedale, diciamo, di riferimento dovrebbe eseguire queste analisi accurate, appunto, tramite la saliva, per poi, diciamo, venire a capo effettivamente se il morso è stato, diciamo, provocato da un topo oppure una specie animale. Usciamo però da topo non topo e affrontiamo la questione che sta alla base, cioè la questione del degrado, no? Sì. Che tipo di interventi pensate di fare? I topi, come tutti sanno, sono, come dire, parte integrante della città, no? Ce ne sono molti. Qualcuno dice, al di là del numero, ovviamente prolificano in zone in cui il degrado, la sporcizia, la fa da padrone. Che tipologia di intervento state mettendo in atto anche su questo fronte, presidente? Sì, intanto noi dobbiamo dire che bisogna fare una prevenzione accurata e attenta. Diciamo, sì, che quando vediamo un fenomeno, appunto, caratterizzato da una proliferazione di topi o comunque di altre specie infestanti, sicuramente dipendono poi anche da un problema di sporcizia, perciò di rifiuti. Quello che possiamo dire è che noi stiamo facendo di tutto, insomma, per mantenere il territorio pulito. Sappiamo che è molto complicato e difficile sia in ambito urbano, ma che anche all'interno delle ville storiche. Noi siamo il comune più verde di Europa, perciò
è comprensibile una difficoltà, insomma, ecco, in questo senso. Però noi chiediamo soprattutto, intanto l'amministrazione sta facendo uno sforzo importante da questo punto di vista, però anche i cittadini chiaramente chiediamo, insomma, un loro aiuto, un loro supporto, ecco, dal punto di vista della polizia, perché diciamo i cittadini devono dare appunto anche un segnale, insomma, di come dire, fare attuare dei passi verso insomma, l'amministrazione per appunto diciamo rendere la città sempre più pulita e i parchi sempre più puliti. Questo è importante, insomma, anche per prevenire questo tipo di infestanti, insomma, del territorio. Perciò noi quello che abbiamo fatto è dal gennaio del 2016 un piano di derattizzazione sul suolo pubblico e negli edifici scolastici. Questo assolutamente è insomma, un punto che questa amministrazione ha voluto portare avanti da giugno in poi, insomma, ecco, diciamo, monitorando bene le scuole, monitorando i parchi pubblici e soprattutto anche il suolo urbano. Certo, però i cittadini devono dare una mano, perché a volte arriva l'amministrazione. Purtroppo, diciamo, spesso e volentieri vediamo anche delle feste, insomma, all'interno delle ville storiche, successivamente vediamo che comunque viene lasciata sul suolo molta sporcizia e, diciamo, questo provoca poi alla fine un proliferare di specie infestanti. Noi martedì intanto andremo a fare un sopralluogo appunto all'interno della villa dove è accaduta questo fatto, diciamo, increscioso, per verificare effettivamente a che punto è, diciamo, l'infestazione di topi e se c'è. Però sicuramente i cittadini, dal punto di vista della pulizia e del decoro, dovrebbero darci, ecco, un supporto. Questo è importante. È importante. Piano rifiuti. Presidente Diaco, ricordo che siamo appunto con Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma. Allora, sul piano di rifiuti è arrivata la critica attraverso una dichiarazione da parte del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Si parla del piano rifiuti 2017-2021. Il ministro sostiene che il piano non sia in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, che è ovviamente, come dire, lo snodo principale per far sì che poi tutto possa funzionare. E poi voi scrivete nel comunicato: per ora la causa della realizzazione di un inceneritore e di una discarica, cosa che invece voi vorreste evitare. Ecco, va colto qualcosa? Insomma, è un contributo quello del ministro Galletti, o ritenete che sia soltanto una critica che serve a poco, presidente? Sì, allora, non so se mi dà 30 secondi per... Io ne do anche di più. La parte delle derattizzazioni volevo semplicemente aggiungere... Una cosa o 30 secondi? Prego, aggiunga sulla derattizzazione, certo. Perfetto, no, quello che volevo dire appunto che noi quello che stiamo facendo è intanto un monitoraggio delle caditoie all'interno delle ville storiche. Noi metteremo sicuramente degli erogatori, diciamo, per quanto riguarda la derattizzazione nelle caditoie. Che metterete, scusi, delle? Degli erogatori. Che sarebbero, scusi l'ignoranza? Diciamo, gli erogatori fungono da, come dire, in qualche modo... richiamano a sé i topi e diciamo delle trappole, potremmo definire così. Esatto, ok, perfetto. Perciò, ecco, questo sicuramente degli erogatori di esche, insomma, con esche, diciamo, rodenticidi. Però, speriamo, ecco, che gli animalisti non si arrabbino, perché ormai siamo giunti ad una situazione per cui dobbiamo stare attenti a quello che si fa nei confronti delle specie animali, compreso ovviamente i topi. Stava però precisando di che si tratta. Sì, no, io dicevo appunto delle esche virtuali all'interno chiaramente dei domini per eseguire un monitoraggio, insomma. Ecco, poi è chiaro che quando c'è un discorso di infestazione, purtroppo ci sono dei metodi sicuramente sostenibili. Noi stiamo andando verso quella strada lì, perché comunque noi vogliamo garantire il benessere delle persone, ma allo stesso tempo anche il benessere animale, per carità, insomma, la nostra visione è questa.
Però è chiaro, no, io parlavo delle esche virtuali per fare un monitoraggio delle aree, diciamo, critiche. Ecco, questo è importante, questo è quello che l'amministrazione sta Perfetto, per facendo. vedere quanti sono effettivamente. Esatto, Perfetto, perfetto. Allora, possiamo tornare al piano rifiuti, appunto. Presidente? Assolutamente, Ecco, che assolutamente. ne pensa? Il ministro Galletti dice che questo, il vostro piano rifiuti non risolve il problema del ciclo dei rifiuti. Cosa rispondete? Sì, guarda, allora intanto diciamo oggi siamo rimasti un po' colpiti, insomma, dalle dichiarazioni del ministro Galletti perché il piano industriale che noi abbiamo presentato, un piano industriale dal punto di vista della sostenibilità, è impeccabile. Noi abbiamo, diciamo, una visione completamente diversa da quella che ha il governo, siamo totalmente contrari a ogni forma di incenerimento, ogni forma, insomma, di discarica. Quale poi la nostra città di Roma purtroppo ha sopportato in modo violento da tanti anni a causa della discarica di Malagrotta, insomma. Questo perciò vogliamo essere molto incisivi da questo punto di vista. Noi siamo contro gli inceneritori e contro le discariche. Il nostro piano industriale è un piano industriale realizzabile, chiaramente in un quinquennio, perciò diciamo in una legislatura, insomma, l'amministrazione Raggi che vedrà una diminuzione dei rifiuti di 200.000 tonnellate annue. Questo comporterà sicuramente un risparmio economico del 3%, ma anche, diciamo, dal punto di vista ambientale un respiro maggiore. Noi vogliamo innanzitutto partire da un concetto della riduzione dei rifiuti. Noi dobbiamo capire che il rifiuto è una risorsa e perciò valorizzare quel rifiuto che noi oggi chiamiamo materiale post-consumo. Abbiamo debellato questa parola rifiuto che non dà una speranza, un futuro al materiale post-consumo, cioè al materiale che noi poi gettiamo nel cassonetto. Certo. Da quel prodotto noi dobbiamo dare vita a un nuovo prodotto, perciò diciamo a un riciclo virtuoso del materiale post-consumo e con questo noi lo facciamo tramite i centri di riuso, tramite le isole ecologiche, tramite le domus ecologiche, tramite una raccolta differenziata spinta, dove noi abbiamo un obiettivo ben preciso e ben chiaro di arrivare al 70%. Ad oggi sono partiti due progetti pilota per quanto riguarda le utenze non domestiche, perciò carta e cartone e umido, nel primo municipio, che è il municipio storico, dove chiaramente c'è una concentrazione importante di attività commerciali, e il municipio 11, che è quello di Viale Marconi. Ecco, sono partiti questi progetti pilota, è partita questa raccolta differenziata e abbiamo avuto già un riscontro molto positivo. Ecco, questo ci fa piacere, ci fa ben sperare. Noi poi abbiamo un'idea che Roma deve avere un'impiantistica sostenibile. Cosa vuol dire? Vuol dire creare un'impiantistica di compostaggio aerobico, cioè dare, diciamo, a quella frazione, la frazione organica, che poi diciamo quella frazione più importante, creare un materiale che possa essere riutilizzato, perciò Sì. praticamente parliamo di compost che può essere utilizzato per concime, per concimare poi i terreni chiaramente della parte agricola di Roma, insomma, ecco. Noi abbiamo un'estensione di agro-romano veramente molto grande, perciò creare anche un'economia circolare, creare appunto e in questa ottica appunto arrivare fino ai rifiuti zero e anche dei prodotti a chilometro zero, perché se con il nostro compost poi coltiviamo i nostri terreni e allo stesso tempo produciamo ortaggi e frutta che automaticamente possiamo ridistribuire nelle scuole di Roma Capitale e negli enti pubblici. Vogliamo Certo. creare degli uffici AMA all'interno dei municipi, perciò creare Monitoraggio diretto, più questo diretto col collegamento tra territorio. cittadinanza e Certo. la municipalizzata AMA, importante per non far sentire il cittadino spaesato, in difficoltà, insomma, ma creare un'interlocuzione tra amministrazione municipalizzata e cittadino, insomma, in modo molto efficiente. Bene. Vogliamo, come abbiamo detto, prevenire, riutilizzare e differenziare. Però ecco, importante creare anche una green card, cioè premiare quel cittadino che adotta appunto queste iniziative Certo, certo, virtuose, certo. attivando poi No, una vabbè, tariffa puntuale. chiudiamo con la green card perché poi è l'aspetto che appunto ci dà una circolarità, non solo dei rifiuti, ma anche della nostra conversazione, perché lei è partito proprio dal dire che
l'amministrazione farà, si impegnerà, però senza la collaborazione dei cittadini in termini di civiltà, quindi di una cosa molto semplice, cioè prendere una carta e buttarla nel cestino, fare la raccolta differenziata, non lasciare nei giorni di festa i parchi pieni di buste e cose di questo tipo. Ecco, da qui si riparte tutti insieme per migliorare la pulizia della città. Io la ringrazio, Daniele Grazie a Diaco, voi, è le sempre un auguro. grande piacere partecipare alla vostra trasmissione. Grazie. Speriamo di sentirci presto. Grazie a voi, buon Sicuramente lavoro. ci risentiremo perché vi teniamo d'occhio, ovviamente, per capire come stanno andando le cose, perché ci ha raccontato molti vogliamo, poi un giorno ci dirà, speriamo, abbiamo ottenuto, che cambieremo, come dire, il tempo del verbo. Grazie al Presidente della Commissione Ambiente Grazie del Comune di Roma, a te. buona Buon lavoro, giornata, grazie, arrivederci. anche a lei. Allora,